Recepito le indicazioni. E allora voglio tornare però a proposito di quegli eroici, no, imprenditori di cui spesso vengono tessute le lodi. Voglio chiedere, De Rosa, se dopo il trauma, diciamo, delle variabili geopolitiche che abbiamo visto, no? Prima c'è stata la questione pandemica con tutto quello che portava, da dove veniva e quello che ha portato in termini di mobilità anche, no? E poi la questione guerra con il rincaro di carburanti, poi materie prime e così via. Allora, quali sono gli scenari che si disegnano per l'anno che viene, per il 2023? Cosa non deve succedere, mi viene da dire? Molto bene, questa domanda però voglio dire è la domanda delle domande. Certamente, salutiamo il sottosegretario. Sì. Perché deve lasciarci, quindi grazie, tanto si è... Io volevo proprio riprendere, poiché la sottosegretario ha citato due volte gli eroi imprenditori, gli imprenditori eroi, poiché solitamente gli eroi vengono commemorati quando, ahimè, passano a buon vita, noi dovremmo cercare di fare qualcosa di diverso. Quindi non vorrei che noi fossimo etichettati e diciamo catalogati come eroi. No, noi non lo siamo, siamo tutti, diciamo, uomini di buona volontà. E quello che anche il sottosegretario diceva e si complimentava per l'ALIS, con l'ALIS e con il Presidente per questi incontri periodici che noi facciamo, che poi sono gli appuntamenti, i nostri tour, sono l'assemblea, gli stati generali, però l'ALIS ha un brutto vizio che è quello di portare il conto dei feedback delle cose che si sono dette, quelle che si sono fatte e quelle che sono in corso di realizzazione. Quindi anche la politica, quando viene ad incontrarci... Questa è una minaccia. No, e questo è un modo di lavoro, nel senso che... Segnano anche loro, prendono appunti, perché qui segniamo tutti, io sono testimone. Sicuramente questa manovra è stata fatta d'urgenza, c'è la guerra, auspichiamo tutti, ecco, nel 2023 io personalmente auspico prima di ogni cosa e sopra ogni cosa la fine della guerra, perché è un fattore di umanità, di dignità umana, e probabilmente da quello deriva anche una tranquillizzazione di tutto il sistema, diciamo, che è andato in degenerazione completa, perché c'è anche un enorme terrorismo probabilmente anche sui costi energetici che hanno fatto assumere alle imprese delle scelte prima ancora che i costi energetici effettivamente diventassero insopportabili, di limitare le loro produzioni. In Italia noi, tanti nostri clienti hanno messo i sacchi di sabbia alle finestre prima di vedere il nemico, e molti si stanno rendendo conto che probabilmente la notte non era poi così nera. Quindi, al netto di tutto, bene che il governo ha preso queste misure, due terzi delle misure della manovra per fronteggiare questi incrementi di costo, ci aspettiamo che nel primo semestre del 2023 ci possano essere degli effetti di normalizzazione. Perché? Perché nessun mercato, preso dal panico, dal terrorismo, appunto, di questi super costi energetici che abbiamo letto, sentito, visto sbandierare dappertutto, hanno fatto assumere delle scelte probabilmente, io auspico, troppo rigide ad alcune imprese che hanno, diciamo, fatto dei forecast recessivi. D'altro canto il mondo non finisce, non è questo, non abbiamo visto, lei ha fatto un excursus, 2019 noi eravamo in recessione, 2020 febbraio è partito il fenomeno del Covid a marzo, poi siamo andati in lockdown, nel 2021 lo ricorderemo come un anno della mancanza. Mancava tutto, mancavano le materie prime, mancavano il personale per fare le attività, quindi tutti i costi sono cresciuti in una maniera incredibile. C'è stato un fenomeno inflattivo, a mio avviso, per una sperequazione tra domanda e offerta, perché tutto il mondo voleva recuperare quello che si era fermato. 2022, febbraio, abbiamo avuto la guerra, i costi energetici che sono completamente schizzati. 2023, cosa ci aspettiamo, caro direttore? Una normalizzazione, cioè innanzitutto la pace e poi un po' di normalizzazione.
Poi, se la politica ci aiuta a diciamo, sostenere qualche buona misura, non solo, ecco appunto, abbiamo parlato prima, il reddito di cittadinanza, oppure misure che andavano a dare assistenza pura, ecco, un ridimensionamento o un, diciamo, una misure mirate, con però delle programmazioni negli anni. Noi ancora parliamo di mare bonus, quando abbiamo detto da tanti anni e abbiamo portato gli studi di quanto questa misura fosse straordinariamente vantaggiosa, opportuna, e ancora parliamo di bonus. Questo, a mio avviso, è ancora un errore grandioso, perché non può essere una misura bonus. Cioè, questa è una evidenza, e quante imprese italiane hanno beneficiato di questa strutturazione del traffico logistico italiano. Ricordiamo, dal mezzogiorno noi come SMET, attraverso le navi di Grimaldi, abbiamo esportato prodotti del mezzogiorno d'Italia verso la Spagna, che non avrebbero mai potuto pensare di arrivare in un mercato così lontano. Tramite dei costi molto competitivi ci sono arrivati. Allora, che cosa noi ci auspichiamo per il 2023? Una presa di consapevolezza da parte anche del governo di questa nostra modalità di trasporto, non un ritorno con l'ETS, che sarebbe un drammatico, diciamo, avvio di un back shift, cioè addirittura tornare indietro, perché sarebbe assolutamente poi impossibile sostenere le modalità delle autostrade del mare, e quindi magari mettere con misure stabili che diano la possibilità, ecco, al vicepresidente della Camera dico questo, di poter programmare, perché l'imprenditore ha bisogno di programmare. Quindi il mare bonus come misura da rifinanziare ogni qualvolta, ma un imprenditore che con gli armamenti e con i propri mezzi deve investire centinaia di milioni, se non miliardi, come fa se sa che la misura di sostegno a una diciamo, attività del genere è un bonus, anche dal punto di vista etimologico, no? Voglio dire, si capisce che è una cosa che non sta bene, no? Il precedente governo ha fatto perdere nel 2022 la finanziabilità di questa misura, perché non ha fatto la misura applicativa, cioè una cosa veramente incredibile, eppure è stato nostro ospite tante volte, ha sbandierato tanti numeri, però di fatto è scomparsa la misura, non ce n'è traccia, o sbaglio? No, ecco, non ce n'è traccia. Quindi attenzione sempre, voglio dire, noi di Alice siamo molto molto precisi, perché siamo imprenditori che diciamo, partecipano all'associazione, non deleghiamo la rappresentanza in associazione. Bisogna ricordarglielo bene, perché abbiamo capito che se lo dimenticano, se no è a tutti. Che siamo molto precisi, do questa notizia anche noi. Per cui parliamo del governo precedente intanto. Siamo molto precisi anche noi. Cioè, questo è il governo precedente, voi ancora adesso vediamo, il governo precedente si è dimenticato, quindi loro sono meticolosi nel ripetere. Però è vero che il concetto di bonus in generale dà un senso di precarietà, no? Di provvisorietà della misura, per cui sembra che la cosa stia qui e a momenti finisca e possa sparire da un momento all'altro. E questa è una considerazione in generale giusta, perché è poco, poco strategica, diciamo così.